Buonasera amici telespettatori, sono le 2:30, siamo in diretta per questa puntata davvero speciale e particolare di Amaranto. Speciale e particolare perché sarà una trasmissione incentrata solo esclusivamente sulla partita che tra l'altro sta ancora giocandosi tra Livorno e Rangers Glasgow. Mancano pochi minuti alla fine della partita, Livorno sta perdendo per 3-1. Un brutto Livorno, diciamo subito quello che abbiamo visto nel primo tempo, poi siamo scappati ovviamente per venire qui in trasmissione. Tra pochissimo ci collegheremo con il nostro Stefano Ceccarelli, che è il nostro inviato all'Armando Picchi, che ci racconterà gli ultimi minuti in diretta della partita. Ma noi cosa vi faremo vedere questa sera? Oltre a coinvolgervi anche voi da casa stasera, anzi ci sarà una novità perché, come vi avevo preannunciato, cominceremo anche con il servizio degli SMS, però vi faremo vedere subito praticamente i gol della partita, non appena la partita sarà finita, questi 4 gol tutti maturati nel primo tempo. Vi faremo sentire in diretta le interviste che il nostro Stefano Ceccarelli curerà dalla sala stampa dell'Armando Picchi. E poi vi faremo vedere, speriamo di farcelo, noi andiamo avanti fino a mezzanotte, anche le interviste che il nostro Michele Lezza raccoglierà nella sala stampa dell'Armando Picchi. Insomma, un programma veramente molto intenso, quello che abbiamo questa sera. Difatti inauguriamo questa sorta di Coppa UEFA in diretta che andrà avanti poi anche per la partita di Belgrado e per tutti i giovedì che Livorno giocherà. Accanto a me, naturalmente, Aldo Groppi. Buonasera Aldo. Già, per te è ovviamente tardissimo, appunto, proveremo a tenerti sveglio fino a mezzanotte. Va bene. Gli argomenti non mancano stasera. Va bene. Buonasera Simona. Buonasera Alessandro, buonasera anche a te. E io voglio subito ringraziare i nostri tecnici che stanno facendo un lavoro veramente notevolissimo stasera, da Davide Bono a Marco Acconci a Sandro Franchini a Michele Lezza, che stanno tutti lavorando per voi, per andare in diretta questa sera. Allora, Sandro, mentre Aldo mi commenti subito questo 3-1, ormai credo che la partita non cambierà, Franchini può... Ah, abbiamo già Stefano Ceccarelli. Allora, Stefano, ci senti? Pronto? Sì, Stefano, ti sentiamo. Stefano? Sì, mi sentite? Noi ti sentiamo perfettamente, a te la linea. C'è un po' di rumore perché adesso è arrivato il gol del Livorno, siamo dunque sul 3-2 per i Ranger Glasgow, è arrivato il gol di Lucarelli, siamo però allo scadere, mancano pochissimi secondi alla fine del tempo regolamentare. Lucarelli ha segnato da posizione ravvicinata dopo una serpentina di Bakayoko. Una reazione però forse tardiva del Livorno, il secondo tempo a parte il gol non ha fatto registrare grandi emozioni, la partita è chiuso nel primo tempo con il 3-1 per il Ranger. Nella seconda frazione di gara la squadra scozzese ha cercato di addormentare la partita, come era ovvio aspettarsi, una difesa a 4, una squadra sempre nella propria metà in avanti, soltanto poi ogni tanto andava a impensierire Amelia. E il Livorno nella difesa, i campi di Arrigoni hanno visto dal 30° in poi una squadra con 3 punte da quando è entrato Bakayoko al posto di Bigiani, forse un cambio tardivo, grandi azioni non ce ne sono state, a parte come dicevo il gol di Lucarelli. Ora però gli ultimi minuti, il Livorno è in avanti con Morrone, perde palla, la difesa riesce a recuperare, adesso il Ranger può partire in contropiede. Stefano, allora rimane lì il preascolto, così se c'è qualche novità. C'è la traversa in questo momento del Ranger Glasgow, il contropiede, un tiro dalla distanza, Amelia fuori dai pali, Amelia non riesce a toccare il pallone, la traversa salva, evita il quarto gol dei Ranger. Allora rimane lì Stefano, interrompici come e quando vuoi. Aldo, allora, Arrigoni ha fatto turnover, come aveva annunciato, l'impressione però che il Livorno non possa fare a meno di due giocatori che sono Filippini e Morrone. Livorno ha sofferto tantissimo questa sera, soprattutto nel reparto centrale, e ha sofferto soprattutto, Aldo, questo schema un po' particolare che ha messo in piedi Le Guin, il tecnico del Ranger Glasgow, che non ha dato di fatto punti di riferimento in attacco a Livorno. C'era Boyd che faceva la punta centrale e poi questi due trequartisti che hanno quello che volevano nella difesa Amaranto. Io la partita non l'ho vista e dunque mi fido di te. Poi ti faccio vedere anche i gol. Va bene, sul gol posso parlare con cognizione di causa, per il resto la partita non l'ho vista e quindi mi rimetto
a quello che mi dici. Mi ha detto una partita brutta, giocata male, un brutto Livorno, una formazione, da quel che ho capito, anche un po' spregiudicata, no? Esatto, esatto. Con Cesar Prates al posto di Balleri, Cesar Prates che è apparso spesso spaesato, un giocatore che ha sicuramente la capacità di saltare l'uomo, ma che è un po' indisciplinato tatticamente. E poi davanti si hanno giocato Daniele Vicius, Lucarelli e Bigiani. Vitale Bigiani a supporto. Beh, è una squadra, uno schieramento molto, molto offensivo, diciamo. Però te mi hai detto anche, hai visto una squadra, quella scozzese, giocare un ottimo calcio, una squadra che ha meritato nettamente la vittoria, squadra che non ha regalato niente. Il punteggio poteva essere anche più severo. Abbiamo sentito anche la traversa presa ora. Quindi una partita persa da Livorno, ma ci sta tutto, nel senso che Glasgow si sono dimostrati di squadra di rango, squadra che tra l'altro non a caso ha vinto nel suo paese 23 titoli. È una delle squadre più rappresentative del suo paese. È una squadra che ha tradizione, è una squadra che... Sì, Stefano, vai. Allora, giusto per darvi, la gara è finita con un tiro di Bakayoko da fuori aria, parato, bloccato, non senza troppo grandi difficoltà dalle titi. Dunque finisce 3-2, adesso i scozzesi stanno andando a festeggiare sotto il settore che ospita i circa 2000 supporter della squadra di Glasgow, che se nel primo tempo sono stati abbastanza silenziosi, nella ripresa hanno cominciato a farsi sentire. Questo dunque facevano notare alcuni giornalisti inglesi, è la prima vittoria nelle 11 gare europee giocate in Italia da parte delle Rangers inglesi. Comunque, come ricordava Aldo, ha una lunga tradizione nelle competizioni internazionali. Due dati finali: sono stati 13.000 gli spettatori in questa serata di pioggia e abbastanza fredda, per un incasso di 230.000 euro. Insomma, Spinelli è contento. Stefano, prima di lasciarti per andare negli spogliatoi a raccogliere le interviste, ci sono applausi per i giocatori del Livorno o no? Sì, la curva comunque ha applaudito la prestazione, non in maniera convinta, comunque non ci sono senz'altro fischi. Bene, Stefano, allora negli spogliatoi chiedici la linea appena avrai al tuo microfono qualche ospite. A più tardi allora. A dopo. Volevi completare il ragionamento, quindi Livorno ha perso 3-2 contro i Rangers Glasgow. Sì, volevo completare il ragionamento, ma si sta tutta la sera qui? Su questo divano, però si sta comodi. Su questo divano? Ma io ho già il mal di vita. Sì, Ma si può sentire. Allora, prendiamo la seggiola. Una soluzione migliore, no? Noi abbiamo dato il divano perché abbiamo pensato la sera. Che mal di vita. Non ci arrivo mica fino a mezzanotte. No, allora dopo magari accucciati anche verso Simone. Ma quello subito. Ma insomma, ragazzi, il Glasgow Range, poi ci abbiamo l'altra squadra, la Stella Rossa Belgrado. Il Partizan Belgrado. Ragazzi, sono squadre forti, sono squadre che partecipano a UEFA, ma sono squadre che in passato hanno fatto così, hanno militato anche in Coppa dei Campioni. Dunque arrivano due squadre che non sono inferiori a Livorno. Perdere con questa squadra magari ci può stare, magari non in maniera brutta come mi hai detto te, cioè, si aspettava un Livorno diverso, un Livorno più battagliero, più pericoloso, insomma una partita più equilibrata, cosa che invece non c'è stata. No, nel primo tempo onestamente i Rangers hanno nominato i Glasgow Rangers, come ti ho detto prima, non sono una squadra sconosciuta in un paese sconosciuto e quindi non hanno una forza vera e propria. È una squadra che ha dimostrato in passato di avere molte, molte possibilità di far bene nel campo internazionale, c'è già riuscita. E per di più gli mancavano 4-5 giocatori importanti, i titolari. Dunque una serata storta per Livorno, una sconfitta che non deve minimamente alterare gli equilibri, gli umori. Secondo me licenziano Arrigoni stasera, secondo me Spinelli licenzia Arrigoni, anche perché guardando il passato... Poi qualcuno ti prende sul serio, Aldo. Ma mi devono prendere sul serio, non scherzo mica. L'anno scorso Donadoni era quarto in classifica. Quinto. Sì. Questo è quarto, peggio che mai. Questo sì che viene esonerato stasera. Simone, perché ho l'impressione che al presidente non gli sia piaciuta la situazione iniziale. Questo può dare, però secondo me il turnover ci sta, lo devi fare. Ci sta, però
Aldo, questa squadra non può prescindere dal fatto che non possa giocare né Morrone né Filippini. Uno e due deve giocare Filippini sempre. Visto domenica ad Ascoli era forse sicuramente da mandare, anche perché insomma domenica prossima non giocherà. Ah, squalificato, è vero. Quindi insomma il turnover in questo senso. Sì. Sono due buoni, Filippini e Morrone sono due giocatori che hanno avuto un inizio di campionato eccellente. Morrone poi, oltre a essere un ottimo centrocampista, sa farsi valere sotto rete. Sì, questo fatto di Filippini squalificato domenica poteva in qualche modo, poteva magari anche giocare. Ad ogni modo. Comunque la sconfitta che ci poteva stare. Sì, potevi perdere magari anche giocando con la formazione titolare, con Morrone e con Filippini. Una serata storica. Può essere tutto il complesso, perché in altre circostanze Morrone non ha giocato e la partita l'hai vinta lo stesso. Comunque. Quindi voglio dire. No, è chiaro che a questo punto il cammino in Coppa UEFA si complica, perché se era detto in questo girone è importante muovere la classifica. Avendo perso questa sera e, se non mi sbaglio, con l'Auxerre che è andato a vincere contro il Maccabi, ci sono due squadre in testa a 3 punti. È chiaro che adesso il Livorno, per cercare di passare il turno, deve andare a fare risultato a Belgrado. Quel Partizan non è proprio il massimo della vita. Difficile. Perché se non si smuove la classifica nemmeno a Belgrado, comincia a essere però difficile. Ne passano 3 su 5. Io credo che la squadra israeliana e l'Auxerre siano inferiori a Livorno e dunque ci potremmo qualificare ugualmente. Comunque, allora facciamo una cosa, io direi di andare in pubblicità, così andiamo nel primo stacco pubblicitario. Al ritorno, Sandro, ci fai vedere la sintesi, la partita è finita, quindi la sintesi soprattutto con i gol del primo tempo, così li commentiamo insieme. Chiaramente ve li faremo vedere anche più tardi per tutti coloro che sono allo stadio e stanno tornando a casa e accenderanno la televisione e ci troveranno. Però chi non ha visto la partita, chi è a casa, vi facciamo vedere subito i gol, subito dopo la pubblicità, tra poco. Isuzu, primo produttore mondiale di veicoli commerciali della gamma media, ha aperto la nuova concessionaria per Pisa e Livorno nella nuova zona commerciale a Ponsacco. Offriamo assistenza completa anche presso la sede dei clienti, con officine mobili. Vieni a provare i vari modelli presso la nostra concessionaria o chiedi una dimostrazione a domicilio, telefonando al numero 0587 73 60 35. La carrozzeria Righi Mauro, autorizzata Alfa Romeo. Riparazioni con la massima garanzia per tutte le marche di auto, con attrezzature moderne ed esclusive. Carrozzeria Righi Mauro, via degli Arrotini 81 Livorno. Tecnologia ed esperienza al tuo servizio. Ristorante e pizzeria Da Carlo, il locale per tutte le occasioni. Ambiente confortevole, sfiziose esposizioni di antipasti al buffet, ottimi a base di pesce fresco, specialità di carne, fiorentine, tutti i tipi di pizze e taglieri, ampia scelta di dessert e dolci, vasta scelta nella carta dei vini. Disponiamo di locali per cerimonie, ampio giardino per mangiare all'aperto, giardino per cocktail e aperitivi. Inoltre presso il ristorante Pizzeria Da Carlo non avrai problemi di parcheggio. Ristorante Pizzeria Da Carlo in via Volterrana 5 a Selvatelle, aperto a pranzo e a cena tutti i giorni, escluso il mercoledì. Suma, da sempre, la sicurezza nel tuo shopping. Più C1, più parcheggio, più parcheggio, più tempo libero. Più tempo libero, meno stress, più sorrisi. Più sorrisi, più amore. C1, nuova Citroën C1, il primo passo verso un mondo migliore, l'unica con la casco di serie. Presso Futurauto, concessionaria Citroën, a Pisa, Livorno, Pontedera.
Allora, rientriamo in diretta alle 22.40, sì, e 40. Siamo in diretta per questa puntata speciale, interamente dedicata ovviamente alla partita di Coppa UEFA. Avete sentito prima Stefano Ceccarelli, che è il nostro inviato all'Armando Picchi, noi abbiamo visto il primo tempo e siamo venuti via. La partita è finita con la vittoria degli scozzesi per 3-2, i due gol del Livorno, entrambi Lucarelli, il primo sul rigore e il secondo su un'azione. Intanto però io direi di andare a vedere i gol del primo tempo, sono 4, quindi praticamente tutto quello che è successo nel primo tempo. Li commentiamo praticamente insieme in presa diretta, Aldo Agroppi li vede per la prima volta insieme a voi, io e Simona li abbiamo visti allo stadio, devo dire abbiamo avuto fortuna, Simona, la fortuna che tutto quello che è successo proprio nel primo tempo. Allora, questi sono i tifosi scozzesi, 2500 erano presenti, ma sono stati veramente molto molto corretti, bella anche la curva dei tifosi del Livorno. Queste sono le immagini, Livorno in maglia amaranto, la classica maglia azzurra, anzi blu, per il Rangers. Allora, questa è la prima azione dei Rangers, che si portano in avanti e fanno vedere, insomma, con Boyd che scherzano veramente poco. Ancora questo tiro da fuori che mette i brividi ad Amelia. Questo è uno dei due giocatori che ha messo in serie difficoltà il Livorno, cioè il numero 10, Nacho Novo, questo brasiliano forse sconosciuto, però ha fatto vedere di essere veramente un buon giocatore. Ed ecco il gol dell'1-0. Non so se poi Sandro ce lo puoi far rivedere anche tornando indietro. Lì c'è stato questo pallone, questa torre da parte di Boyd per il tiro da fuori, e qui onestamente Amelia poteva farci veramente poco. Allora poi te lo faccio rivedere. Ha giocato Brusso? No, non ha giocato. Era in panchina. Ecco, guarda qua, la sponda arriva da fuori, il numero 25, Adam, con questo destro. Ma io credo che la palla passi sotto la pancia, Amelia, o sbaglio? Ora magari lo rivediamo ancora, eh? Eccolo qua. No, li passa alla sinistra. Sei sicuro? Tiro alla sinistra, li passa sotto il braccio. C'è stato... Questo è il rigore del 2-0. Questo è il rigore del 2-0, rigore onestamente netto, la trasformazione e il gol del 2-0. Qui poi c'è la reazione del Livorno, eccolo qua. Questo è il fallo su Lucarelli. Non è sembrato dalla tribuna proprio un fallo evidentissimo, invece rivedendo le immagini, il rigore ci può stare. Ma dove il Livorno ha peccato è su questo gol, eccolo qua. Qui c'è stata una forte disattenzione della difesa e direi anche in questo caso di Amelia. Sandro, ce lo fai rivedere? Eccolo qua. Se ci puoi far rivedere proprio l'azione, questa qui, perché secondo me qui il Livorno aveva trovato il gol del 2-1 sul calcio di rigore, praticamente nel giro di due minuti abbiamo preso il gol del 3. Sul 2-1 rinascono, eccolo. Eccolo qui. E c'è Cuffur che aspetta, il giocatore forse Amelia ha coperto... Si stanno guardando. Forse Amelia è coperto anche da Cuffur, lo ha davanti, vedi il pallone praticamente, vedi, alla fine. Però sono due gol, il terzo e il primo, simili. Beh, sul primo direi che ha colpito in maniera perfetta, partito il pallone, è partito benissimo, una rasoiata, raso terra, mentre invece il terzo la palla ha rimbalzato due volte prima di arrivare in zona forse Amelia. Sul terzo, insomma, qualcosa. E quindi non era meno un tiro potentissimo, Amelia poteva fare molto di più, quindi lo chiamiamo in causa, mille volte gli abbiamo detto bravo, in questa circostanza non è stato bravo. Però come hai visto, Aldo, praticamente Livorno nel primo tempo si è visto veramente poco, poi noi nel secondo non l'abbiamo visto, abbiamo sentito prima Stefano Ceccarelli che insomma ci ha detto che la reazione è stata un po' tardiva. Ma sai, se subisci tre gol nei primi 45 minuti, giocando in casa, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, tre gol sono tanti. Subire tre gol in 45 minuti vuol dire che non era il miglior Livorno, senza dubbio, e che la difesa, che sta tanto in queste prime giornate di campionato, è stato vanto perché abbiamo subito pochissimo, tre gol in così breve tempo vuol dire che qualche cosa era slegato, nei reparti non c'era secondo me le misure giuste, non era una squadra compatta, non era una squadra unita, e poi questo errore di Amelia sul terzo gol è chiaro che ha fatto sì che la partita prendesse una piega quasi di rinuncia, nel senso che... Anche sul 2-1 insomma si può 2-1 fare. Gioco in casa, sempre... uno spiraglio aperto, una partita apertissima, il 3-1 vuol dire due gol, realizzare due gol oggi non è facile, anche perché incontri una squadra che è più forte di te, non è che trovi una squadra cenerente, una squadra scarsa e quindi puoi rimontare, fare due gol a una squadra che si dimostra forte diventa difficile.
Comunque, sì, vai, partita archiviata. E... Sandro, se vuoi le immagini ce le puoi anche riproporre in attesa ancora di Stefano dall'Armando Picchi. Poi vi faremo vedere anche le interviste che ha realizzato Simona prima della partita. Simona, un tuo commento, una tua domanda per Aldo, se ne hai, mentre io sì, guardo anche... Però poi alla fine, Aldo, come tutte le squadre inglesi, tutte le squadre che giocano questo tipo di calcio, poi i Rangers, cioè, sono una squadra che sì, hanno attaccato, però come facevi, insomma, tornavi in difesa, non è che insomma, in difesa c'erano delle buche enormi. Poi alla luce del risultato che poi, insomma, sul 3-2, alla fine forse... Non risparmiando Filippini forse potevi fare veramente il risultato, ma forse di premere un pochettino di più, bastava talmente poco, insomma, quando poi andavi a scoprire la loro difesa, sì, insomma, loro erano nettamente dei risultati li trovavi, insomma, le due volte che Livorno ha affondato non è stato così facile arrivare in porta. Sì, ma sai, una volta il risultato è negativo, tutte le teorie accusatrici o accusatorie sono tutte valide. Sì, sì, ma non vogliamo fare processi, eh. Anche perché, se arriva da due situazioni, figuriamoci se io voglio in qualche maniera contestare che l'allenatore l'ho fatto. È chiaro, nel momento in cui mette in campo una formazione, valuti pro e contro, e quando mette in campo la formazione la reputa è migliore. Ora, ci poteva essere il discorso di Filippini, che non giocando domenica a Cagliari poteva andare in campo, ma evidentemente Arrigoni pensava di mantenere gli stessi equilibri giocando con questa formazione. Poi perdi la gara ed è chiaro, quando una formazione viene cambiata, non dico stravolta, ma viene cambiata in molti suoi centesimi, vuol dire che deve avere il conforto del risultato, altrimenti ti criticano, tutto non c'è niente da fare. Tutto da rifare. Perché non c'è contromossa, non si può dire cosa sarebbe successo con Morrone e con Filippini. Io ti posso dire avremmo perso ugualmente, te mi puoi dire no, avremmo vinto. Quindi non è ipotizzabile un discorso di genere. Io dico più rivedo questi gol, più vero delle dormite della difesa. No, io dico che qui chi è che fa fallo Galante? No, chi è? Kufur. Kufur. Ecco, per esempio, il calcio di rigore, io dicevo sempre ai miei difensori, quando allenavo, deve essere l'atto estremo. Cioè, non si può regalare un rigore a una squadra avversaria in un'azione che non è così pericolosa, così decisiva, così sicuramente decisiva, nel senso che ormai siamo di fronte a una soluzione, o fa gol o fa il rigore. In questa circostanza mi sembra che non ci fossero gli estremi per un intervento come ha fatto Kufur. Bastava accompagnare il difensore, l'attaccante avversario, fargli fare un cross. Ma insomma, il rigore è un vantaggio troppo grande che dà l'avversario. E deve essere proprio l'intervento estremo, ultimo, quando ormai non c'è più appello, quando ormai vedi che si è perso. E allora qui la partita, che era sull'1-0, con un intervento diverso sarebbe continuata sull'1-0 probabilmente. Vai sul 2-0, il morale, la forza degli avversari, il morale degli avversari, una squadra rimaneggiata, tutto un insieme di cose fa sì che poi la partita alla lunga la perdi. Ma è stata una serata storta sì, che ci può stare, mi raccomando, non facciamo drammi, perché insomma l'obiettivo Coppa UEFA non è. Poi te mi ha detto, io mi fido di te, ma chissà poi se... No, vabbè, non ti fidare di me. Poi come è finita la partita alla fine. Perché te poi va a sapere, ma vabbè, siamo in fido. Ma hai detto che loro giocavano con una punta soltanto. Una punta sola, due... che era Boyd, e due trequartisti che erano Acenovo e Buffel, che hanno messo tanto in difficoltà il Livorno. E poi, quindi, giocando con una punta sola, probabilmente in azione, con la palla in azione di Livorno la squadra si raccoglieva molto, la squadra avversaria, una squadra molto raccolta a centrocampo, mentre noi giocando davanti è un trequartista più Vigiani, sì, più Vidigal, insomma, no, era loro una squadra... non davano punti di riferimento, quando attaccavano non davano punti di riferimento, perché c'era Boyd nel mezzo e questi due che interscambiabili, una volta a destra, una volta a sinistra, che hanno messo in difficoltà i nostri centrali. E secondo me sono migliorato. E secondo me nessuno si aspettava questa mossa di Le Guin, perché tutti pensavano che giocasse Perzo, che tra l'altro era il giocatore appena di maggior riservato spessore della, in panchina, del Rangers, che invece era andato in panchina. E con questa mossa, secondo me, Le Guin ha vinto la partita. Io non so
Sandro, se abbiamo Stefano in collegamento, perché se... In attesa sempre che arrivino... Perfetto, non sono ancora arrivati i giocatori, quindi volendo noi possiamo anche far vedere intanto le interviste che Simona ha realizzato prima della partita, con i tifosi credo anche scozzesi. Quindi mandiamo questo contributo, magari mandiamone due o tre, sempre in attesa di Stefano. Interrompetemi comunque quando abbiamo il collegamento con l'Armando Picchi, che ovviamente ha la priorità su tutto il resto. Poi credo tra un po' i tifosi cominciano a ritornare a casa, anche le telefonate, gli sms, quindi insomma tantissime cose. Intanto le interviste che la nostra Simona, sfoggiando un inglese, una belva, una belva, ha realizzato con i tifosi scozzesi. Poi c'è un'altra cosa che vorrei approfondire, magari lo faremo con Stefano, perché il Livorno, la società del Livorno, aveva pregato i tifosi amaranto di non andare nelle tribunette. Invece le tribunette di curva erano tutte piene e in parte anche quelle di gradinata. Sentiremo magari se Stefano si può informare, che Livorno, da quello che ho capito, rischia anche la squalifica del campo. Cerchiamo di essere più precisi su questo. Sì, però fatto un preciso comunicato. C'era un comunicato più preciso. Siccome l'UEFA aveva omologato lo stadio soltanto per la parte diciamo superiore, quindi per i seggiolini che sono in tutto lo stadio, sicuramente non per meno nessuna che sulle tribunette. Le tribunette di curva erano Ma se non c'era più posto nelle gradinate, infatti, allora sono venduti troppi biglietti. Su questo cercheremo di essere più chiari prima, perché non vorrei che Livorno rischiasse anche la squalifica del campo, ma cerchiamo di capirlo dopo. Intanto le interviste che ha fatto Simona nel pre-partita. How are you? Sky Sports. What do you think about the match? Good match. I think Rangers will win. Rangers, Glasgow Rangers 2-0. Nacho Novo, Chris Boyd. Chris Boyd 2-0. Chris Boyd. 2-0 to Glasgow Rangers. Good team. Junior. Lucarelli. Come on! Yes! Come on! Goal per Lucarelli. 2-1 Rangers. Lucarelli will score for Livorno. How will be the match? Oh, the blue bears! How will be the match? Come finisce il match? Rangers are gonna win. No. Come on, the Rangers. Women! Goal! Nacho Novo! Nacho, man. Chris Boyd's going to score 3 goals. Vende la papa. Vende la papa. Come on, a pizza. Pizza roll. Pizza. Livorno City. Pizza. No, Livorno. Pizza number one. All the boy bells The bandbag oil. Fuck your poor Ben Johnny Doyle. We are the oil. The bandbag oil. Fuck your poor Ben Johnny Doyle. No. Azzardiamo un pronostico per questa gara davvero storica. Livorno incontra nel rientro. 2-0 per il Voldi? Lucarelli. La tradizione, insomma, con il passing pioveva, il terreno era pesante, oggi piove. E si rivince. Oltre ad azzardare un pronostico, senti, ti mettiamo la sciarpa dei Rangers e tu ci dici chi segna oggi. No, guarda, la sciarpa dei Rangers no. La sciarpa dei Rangers la togliamo. Comunque gli scozzesi sono stati davvero simpatici. Azzarda un pronostico. Per noi. Gol. Lucarelli. Cristiano che rientra e subito mette a segno un gol. Sì. Sta piovendo. Livorno, Pashing pioveva. La giornata era simile, Livorno ha vinto. Livorno stasera, fra poco più di un'ora, incontra i Rangers. Risultato e gol. Dai, speriamo segni Cristiano. Cristiano, un paio di gol. Un gol per tempo all'inglese. Anche se il tempo piovoso è dalla loro parte, perché insomma sono abituati a terreni pesanti. Però insomma sulla carta siamo più forti noi. 1-0 Thomas, se gioca Daniele Vicius. Sì. 1-0. Se gioca. Gli scozzesi abbiamo incontrati poco fa, sono davvero tanti, insomma un bel clima, speriamo un bel clima. Gente, per quanto ne so io, gente sportiva, cioè tranquilla, ecco, se non li vai a molestare, bevono, fanno il tifo, ma non creano problemi. Per questo insomma è stata fatta nuovamente la sciarpa che unisce la tifoseria livornese con quella dei Rangers. Noi salutiamo.
questo ci congediamo e ti ringraziamo. Grazie, grazie, grazie. No, ti volevo dire una cosa, non so se la sai perché è lo stadio. Il Siena è stato penalizzato di un punto. Ah no, non lo sapevo. Per illecito, per pagamento. Perché ha pagato il ritardo al dire. E in Serie B il Pescara. Quindi un punto al Pescara. Tra l'altro 3 anni di riferimento al presidente De Luca. Un punto al Siena. Allora, dovremmo avere Stefano. Sì, con la parola scusa, con Stefano Morrone. Sì, vai. La stagione è lunga, è questo gironcino, quindi quello che abbiamo perso in casa dobbiamo trovarlo fuori. Sì, però era meglio insomma partire col piede giusto, ci faceva piacere a noi, alla gente, per insomma regalarci una bella serata. Non ci siamo riusciti perché comunque di fronte avevamo un'ottima squadra. Adesso insomma c'è il campionato, ci ributtiamo sul campionato perché si gioca da 3 giorni e poi penseremo alla trasferta di Belgrado. Il Siena. Questo dunque erano le prime parole di Stefano Morroni, siamo qua nella Mixed Zone, è passato anche il presidente Spinelli, però non si è fermato a parlare con i giornalisti, decisamente scuro in volto, ha tirato davanti. Stefano, ci dai una notizia che ci fa riflettere, perché dopo la partita contro il Pashing parlava praticamente con tutti, anche con i muri, invece non si è fermato stasera. No, ora è tornato indietro, sta girando nervosamente, però qua alla Mixed Zone non si è fermato, dove sono assediati i giornalisti italiani e anche quelli inglesi, è andato a dritto, non ha risposto all'appello che abbiamo rivolto. Stefano, cerca di capire il perché, se puoi, dell'arrabbiatura di Spinelli, se è sul discorso della formazione, se è perché sai, quando Spinelli è scuro in volto bisogna insomma un po' tremare, quindi guarda, riesci a raccogliere qualcosa. Va bene, ci aggiorniamo più tardi. Ok, allora intanto già una notizia l'abbiamo data, Spinelli no, scuro in volto, non è una notizia, perché quando io sono arrivato qui a Pisa e mi hai detto che avevamo perso 3-1, mi hai detto la formazione, ti ho detto subito che il presidente stasera avrebbe avuto una serata molto molto inquieta, e lo ha dimostrato non fermandosi a parlare con i giornalisti, perché ci teneva a questa partita, perché ci tiene ad andare avanti, perché insomma era l'esordio con questa manifestazione. E lui, che ha visto una formazione senza Morrone e Filippini, noi la prendiamo con molta calma, insomma, lui essendo il presidente, figurati se questa formazione l'ha digerita, assolutamente non l'ha digerita. Sì, però qui bisogna anche capirsi, perché io mi rendo conto che Arrigoni deve necessariamente dosare le forze, perché fra 2 giorni si gioca con il Siena, quindi non ci si può arrabbiare con il Siena. Gioca con il Siena domenica, Aldo. Ha ragione, sì, no, pensavo caldo. Comincia a essere tardi. No, il Torino va a cadere, non chissà perché. Quindi è logico che le forze debbano essere usate, perché o si faceva una rosa di 26 giocatori intercambiabili, no, non era possibile. Ma guarda, Alessandro, per quanto mi riguarda non c'è nessun problema. Arrigoni ha fatto non bene, benissimo. Anche poi la sfortuna perché avuto, insomma, poi si gioca di sera, campionato, domani è già venerdì, è già l'antivigilia della partita di campionato. Insomma, deve in qualche maniera anche far giocare chi non ha giocato prima, vedi Vigiani, vedi Vidigal e via discorrendo. Poi chi ha giocato? Cesarino. Sai qual è stato il problema, Aldo? Che probabilmente dei 3 nuovi innesti non è andato bene uno. È mancato il centrocampo, sono mancate le fasce. Ma lo poteva sapere? No, non lo poteva sapere. È chiaro. Però secondo me il discorso è questo. Mentre ogni volta che Arrigoni ha cambiato formazione ha avuto risposte importanti da tutti i giocatori che entravano. Questa sera, per la forza dei Rangers, forse per la pioggia, poi forse per mille motivi, il campo pesante, i 3 giocatori che dovevano dare quel valore aggiunto, Cesar Prates, Vigiani e Vidiga, non l'hanno dato. I tre freschi non hanno dato l'apporto che devono dare. Niente è scontato. E d'altra parte, Vidiga troppo impreciso. D'altra parte Arrigoni, cambiando spesso, aveva ottenuto sempre doppi risultati, di mantenere l'organico fresco e di fare il risultato. Pensava anche stasera potesse andare nella stessa maniera, perché come ho detto c'è anche una partita di campionato importantissima, e stasera tu avessi fatto giocare la formazione al completo probabilmente avreste potuto anche perdere. E la squadra stanca in vista della partita di domenica col Siena, quindi non è facile amministrare e prevedere,
L'allenatore si basa sulle sensazioni, non ha certezze. Le certezze le ha dopo la partita. Vabbè, certo. Prima è soltanto delle sensazioni. Fino ad oggi è riuscito a ottenere risultati e far girare l'organico. È tutto andato per il verso giusto. Stasera è andato meno bene. Beh, e allora, d'altra parte, era anche ora che eventualmente sbagliasse qualcosa a Rigoni. Eventualmente. Tra l'altro c'è da dire che i tre gol presi questa sera a Livorno sono i primi tre gol presi in casa nella stagione. Livorno non ha mai subito reti in casa, è la prima sconfitta in casa. Insomma, si vanno a sfatare anche dei numeri che probabilmente prima o poi dovevano comunque cambiare. Io direi di andare nuovamente in pubblicità, così poi vediamo se riusciamo a ricollegarci con Stefano Ceccarelli. Poi naturalmente vediamo anche voi da casa, ma adesso la nostra linea è prioritaria per Stefano. Prima della pubblicità abbiamo sentito anche Morrone che diceva sì, è vero, il girone è lungo. Sì. Però ci dispiace perché insomma stasera volevamo dare una soddisfazione ai 15.000 tifosi. Però aspetta Aldo, forse abbiamo Stefano. Stefano? Sì, con Cipollini sono. Vai, tutto tuo. Una squadra molto organizzata, una squadra esperta, una squadra che certamente ha fatto dell'esperienza a livello internazionale, cosa che noi non abbiamo. Perché secondo me hanno meritato più il vantaggio dopo che sono andati in vantaggio che non prima. Perché prima era una partita secondo me abbastanza equilibrata. Il peccato e il rammarico secondo me è che una volta che avevamo riaperto la gara con il 2-1 dopo due minuti abbiamo preso 3-1 che forse c'è anche psicologicamente un po' affossato, ci servirà d'esperienza. Dispiace anche perché era stata la serata che aveva riavvicinato il grande pubblico. Lo so, mi è spiaciuto per quello, però io penso che i ragazzi dal punto di vista dell'impegno non si possa rimproverare nulla. Il calcio è fatto anche di queste cose. Un peccato, ripeto, che potevamo con un po' più di fortuna, magari anche potevamo rimettere in piedi la partita prima. Non ci siamo riusciti, speriamo di avere la comprensione del nostro pubblico. Il presidente? Questo dunque era Cipollini. Stefano, nel tempo, sì, puoi chiedere a Cipollini? È uscito. È concesso queste due battute, vi posso confermare allora che Spinelli ha abbandonato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni. Quindi insomma c'è il presidente arrabbiato. È imbufalito. Stefano, sì. Un'altra cosa, poi se riesci magari, non so, con Cipollini o comunque con qualche dirigente a sapere la storia delle tribunette, se potrebbero esserci delle... Le tribunette durante anche la partita hanno più volte ripetuto l'appello a liberarle perché per le gare popolate non si possono, però appello che non è stato seguito dai tifosi. Veniva ricordato che in tal caso l'UEFA poteva prevedere sanzioni per il Livorno che possono arrivare addirittura fino alla squalifica del campo, anche se mi sembra onestamente un po' eccessivo, però una multa potrebbe essere in vista per la società Amara. Senti, dovrebbe arrivare qualche altro giocatore in sala stampa? Io sono nella mix zone, credo di sì, sto ancora qua qualche minuto a aspettare eventuali nuovi giocatori. E noi aspettiamo lumi dal nostro preziosissimo Stefano Ceccarelli. Rientriamo, pubblicità, tra poco nuovamente in diretta con questa puntata di Amaranto, interamente dedicata ovviamente a Livorno, Glasgow Rangers, 3-2 per i Rangers. A tra poco. Isuzu, produttore mondiale di veicoli commerciali della gamma media, ha aperto la nuova concessionaria per Pisa e Livorno nella nuova zona commerciale a Ponsacco. Offriamo assistenza completa anche presso la sede dei clienti, con officine mobili. Vieni a provare i vari modelli presso la nostra concessionaria o chiedi una dimostrazione a domicilio, telefonando al numero 0587 73 60 35. Sunday, Monday, happy days. Citroën C3, design for happy days. Presso Futurauto, concessionaria Citroën, a Pisa, Livorno, Pontedera. Ristorante e pizzeria da Carlo, il locale per tutte le occasioni. Ambiente confortevole, sfiziose esposizioni di antipasti al buffet, ottimi piatti a base di pesce fresco, specialità di carne, fiorentine, tutti i tipi di pizze e taglieri, ampia scelta di dessert e dolci, vasta scelta nella carta dei vini. Disponiamo di locali per cerimonie, ampio giardino.
mangiare all'aperto, giardino per cocktail e aperitivi. Inoltre presso il ristorante e pizzeria da Carlo non avrai problemi di parcheggio. Ristorante e pizzeria da Carlo in via Volterrana 5 a Selvatelle, aperto a pranzo e a cena tutti i giorni, escluso il mercoledì. La carrozzeria Righi Mauro, autorizzata Alfa Romeo, esegue riparazioni con la massima garanzia per tutte le marche di auto, con attrezzature moderne ed esclusive. Carrozzeria Righi Mauro, via degli Arrotini 81 Livorno. Tecnologia ed esperienza al tuo servizio. Suma, da sempre, la sicurezza nel tuo shopping. Attenzione! Riservata promozione per donne con taglia dalla 50 in poi e uomini dalla 58 in su. Viva le donne abbigliamento, specialista taglie comode, forti ed extra forti, propone su articoli mode sportivi autunno-inverno una riduzione dal 5 al 20% per tutto il mese di ottobre. Ti trovi al punto vendita di Fucecchio Firenze, Colle Salvetti Livorno e alla sede centrale di Fornacette Pisa. Conoscerci sarà un piacere. C'è un modo nuovo di muoversi in città. LAM, linea ad alta mobilità. La rete urbana di Pisa si rinnova. Dal 14 settembre entrano in funzione le nuove linee LAM rossa, verde e blu. Sono linee con caratteristiche innovative di rapidità, frequenza e comodità. Attraversano la città lungo i principali assi di transito, creando una rete di collegamenti con le zone di primario interesse. LAM è una metropolitana urbana di superficie. Tre linee, molte le zone collegate. LAM è anche maggior rispetto per l'ambiente. Infatti, utilizza in massima parte autobus alimentati a gas naturale di ultima generazione, dotati di accesso con climatizzazione sia d'estate che d'inverno per un alto standard di comfort a bordo. Un nuovo servizio rapido e dinamico per rendere ancora più semplice e comodo muoversi in città. Nuove pensiline attrezzate e fermate più riconoscibili, collegamenti con i parcheggi scambiatori gratuiti e con gli altri mezzi di trasporto, stazione ed aeroporto. LAM, semplice, comoda, rapida, frequente. Pensata apposta per te. Michele Viaggi, agenzia di viaggi Crociere, leader nel settore in Toscana, presenta Last Minute Tour Fai da Te, la nuova agenzia fornita di terminali per prenotazioni, viaggi ultimo minuto e low cost, come da casa, con in più maggior sicurezza per l'acquisto e tutta la consulenza e la professionalità garantite da Michele Viaggi. Last Minute Tour Fai da Te è in via Queirolo 7, a pochi metri dall'agenzia principale Michele Viaggi. Stampa risparmiando fino all'80% da EcoStore. Qui troverai cartucce, toner e carta per ogni tipo di stampante. E inoltre servizio di consegna a domicilio gratuita. EcoStore è a Pisa in via Crispi 60. Ci divertiamo un mondo, di noia non ce n'è. Mobili e convenienza, noi li dedichiamo a te. Mondo convenienza, ah, la nostra forza è il prezzo. Mondo convenienza, la nostra forza è il prezzo. Mondo convenienza, ah, la nostra forza è il prezzo. L'incredibile bontà di una dolce follia. Bar Dolci Follie, il posto giusto per un delizioso break e per gustare tante dolci specialità della pasticceria Le Bontà. Siella, fermati da noi a pranzo. Troverai tavola fredda e calda, spuntini e primi piatti, oltre naturalmente a dolci e paste freschi e gustosi, di produzione propria della pasticceria Le Bontà di Graziella. E per concludere, gusta un ottimo bel caffè. Effettuiamo inoltre servizio per rinfreschi e cerimonie. Bar Dolci Follie, a 50 metri dall'ingresso dell'ospedale di Cisonello a Pisa. Bene, eccoci nuovamente in diretta. Allora, notizie dalla sala stampa di Picchi. Il nostro Stefano Ceccarelli ha intervistato Arrigoni e sta arrivando qui in studio, quindi ci porterà, credo, entro mezzanotte l'intervista con Arrigoni. Sono
veramente curioso di sentirlo. Abbiamo però adesso le linee libere, quindi se volete prenotarvi da casa lo potete fare per intervenire telefonicamente. Lo stesso per gli sms, quando li abbiamo li potete cominciare a mettere in sovraimpressione. Abbiamo sentito anche Cipollini, Aldo, confermato che Spinelli è andato via, diciamo così, un po' scuro in volto. Cipollini un po' più insomma sereno, si è scusato con il grande pubblico che c'era questa sera, però insomma, secondo me in maniera corretta, non ha drammatizzato. La funzione di Cipollini è quella di sdrammatizzare, come dovrebbe essere quella del presidente, di sdrammatizzare. Ma conoscendo Spinelli, ma Spinelli quando perde non sdrammatizza mai, anzi, Spinelli quando perde e la formazione non gli va a genio, è uno che in qualche maniera gioca pesante. Però il fatto che sia stato zitto è già un passaggio, voglio dire, in avanti rispetto darsi, magari a altre può darsi sia andato negli spogliatoi, può darsi sia andato negli spogliatoi dall'allenatore, dai giocatori. Poi insomma il fatto di non andare dai giornalisti è sintomatico del fatto che per lui è stata una serata storta, molto storta, e dunque c'è da aspettarsi magari anche reazione nei giorni a venire, no, non reazioni clamorose, ma insomma lo scontento, conoscendo il soggetto, conoscendo Spinelli, non c'è da meravigliarsi, era scontato, mi sarei meravigliato del contrario. Allora, questi sono i messaggi che, come vedete, il nostro nuovo servizio cercheremo di leggere e di rispondervi. Intanto ho letto prima uno di quelli che passavano, diceva forse la poca esperienza di Livorno può aver fatto la differenza. Giusto, fra l'altro non ci dimentichiamo che il Glasgow Ranger è la seconda miglior squadra scozzese, è seconda in classifica, non è un campionato eccezionale quello scozzese, però è sempre la seconda miglior squadra, ha giocato e ha esperienza internazionale. Noi, se andiamo a vedere, analizziamo la nostra formazione, voglio dire, pochi hanno giocato in Europa, e anche quei pochi, Vidigal, Kufur, sì, ma sono poche presenze, voglio dire, dunque anche il peso internazionale si è sentito senza dubbio, l'esperienza, il mestiere. Era una partita forse sentita fin troppo, perché c'è stato da parte della città, c'è stata una rispondenza, ne hanno parlato i media, ne hanno parlato diciamo a lungo durante la settimana, era un evento molto atteso. Tra gli altri messaggi leggevo: si è giocata una punta sola e forse si è sbagliato, si doveva giocare una punta sola, c'era scritto invece che due, è quello che dicevi te all'inizio sostanzialmente. Ora tutto, tutte è vero, tesi, no Aldo? Tutte le tesi che criticano in questo momento sono valide, perché in questo l'allenatore ha sempre ragione all'inizio. Quando vince. All'inizio, quando fa la formazione ha sempre ragione. Poi a fine partita, se non ha vinto, ne ha molto meno, perché tutti. Si vede sempre con occhio critico una sconfitta. Ci abbiamo Stefano. Stefano! Sì Alessandro, non ho nessuno con me, però vi posso riferire velocemente quello che ha detto Arrigoni. È quello che volevamo sapere. Dallo stadio. Vai. Ha preciso mister, più deluso o più arrabbiato? Risposta chiara, più arrabbiato. Troppi errori abbiamo commesso, anche se ancora la qualificazione non è compromessa, questo ha detto Arrigoni uscendo dallo stadio. Quindi un Arrigoni questa volta forse per la prima volta arrabbiato. Sì, e poi la domanda successiva, mister, perché non ha messo Morrone o Filippini ecco. Al centrocampo, il reparto che maggiormente ha sofferto questa sera. Quando si fanno certe scelte e il turnover, poi gli errori si vedono dopo, insomma, al momento sembrava la scelta migliore. Quindi Stefano, leggo fra le tue parole insomma un ripensamento da questo punto di vista di Arrigoni anche su quello che è stato la scelta e la formazione. Sì, anche se comunque ha ribadito più volte che non gli è piaciuto l'atteggiamento della squadra, ha detto dei tre gol, escluso i rigori, due erano chiaramente evitabili. Beh sì, è quello che abbiamo letto anche noi. Allora Stefano, noi ti aspettiamo qui a questo punto. D'accordo. Ok. Aspettiamo il nostro Stefano Ceccarelli che veramente ci ha raccontato tutto quello che è successo. Aldo, per la prima volta un Arrigoni arrabbiato, giusto la sottolineatura di Stefano sulla domanda che gli hanno fatto, più deluso o più arrabbiato? L'ho detto più arrabbiato, non gli è piaciuto l'atteggiamento della squadra? Arrabbiato perché aveva previsto una gara diversa, un risultato diverso, un atteggiamento diverso della squadra, perché l'allenatore spesso anche la sconfitta vede degli aspetti positivi, il tifoso no, ma l'allenatore insomma deve anche poter vedere aspetti positivi. Si è arrabbiato, evidentemente aspetti positivi ne ha visti pochi, e come si dice a noi, pochi punti. Pochi punti, zero. Che insomma
Il secondo gol del Livorno nasconde una sconfitta netta. Sì, no, indubbiamente. Ora uno dice 3-2, hai visto la partita è stata... No, non è stata ambigua. La partita a cui ho contato è stata dominata dagli scozzesi. Ed allora, serata storta un po' da parte di tutti, niente, si riparte, si ributta in campionato, così doveva fare. L'allenatore. E speriamo ancora, anche perché le speranze non sì, sono. Sì, sì, no, il girone è lungo. Anche perché Vidigala non aveva mai giocato. Comunque poco. Vigiani poco. Cesarino aveva giocato poco. Se poi se il centrocampo non c'era, eppure la difesa magari si mette a fare. Sì, infatti prendiamo anche la telefonata. E però allora, a questo punto l'allenatore dice devo anche far giocare chi ha giocato meno, anche per mantenere un certo equilibrio, anche per mantenere una certa serenità, perché se poi non giocano ti mettono il muso, si allenano malvolentieri. Ti contestano con lunghi silenzi che sono rumorosi. E allora dici, a un certo punto la squadra ha avuto un'attività abbastanza intensa a questo inizio di stagione. Mettiamo in campo forze fresche. Poi come fai a sapere il rendimento è un rendimento scadente? Non lo puoi mica sapere. No, certo. Però la logica diceva di far giocare gente fresca. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io intanto voglio salutare, sono Franco Ciardi, voglio salutare il mio amico Aldo Agrotti. No, te non sei mio amico, lascia perdere. E complimenti ancora perché tutti i giovedì sera, anche da Grosseto, vi sto seguendo. Ma non è vero, Franco, non è vero, dai. E intanto mi meraviglio che continuate a tenere Aldo lì. Aldo è la nostra risorsa maggiore. Io sono qui, mi trovo questa sera qui a Livorno. Sì. E mi dispiace molto perché Aldo lo sa, da tempi della Serie C io sono sempre stato per il Livorno. Per la Fiorentina a livello di Serie A, però Livorno da quando era in Serie C io sono sempre stato amaranto. E ora? Vivo a Venturina e Livorno è sempre nel cuore. Bene. Tra l'altro poi c'è un grande amico, Cristiano Lucarelli, che lo vedo spesso in giro e anzi domani sera io sono qui a Livorno per, volevo anche ricordare, grazie al vostro apporto, domani sera qui al palazzetto, al Palamacchia, vicino allo stadio, sì, abbiamo un campionato italiano di pugilato, sì, è vero, con un livornese d'occhio, Luca Tassi, contro Emanuele Giovanel, grande manifestazione a cui sarà anche presente Cristiano Lucarelli. Manca Igor Protti perché appunto lui è impegnato per il suo albergo fuori. Bene, però bene. Voglio dirvi ancora una volta un grazie perché è una delle poche emittenti che fate veramente, che parlate, è giusto parlare di calcio. E a te ti ho seguito anche quando venisti a Piombino a fare l'intervista, sì, Aldo, una delle prime credo. Sì, sì. Ecco, e pertanto ho chiamato solo perché, ripeto, Aldo è un grande amico d'infanzia e volevo salutarlo perché lui lo sa come la penso su di lui, sì. E quando poi si parla di calcio e in modo particolare di Livorno vi dico continuate così e grazie della situazione che mi avete permesso. Grazie a te, Aldo, grazie a te. Ciao Franco, ti fanno ciao, piacere ciao, così, Aldo, ciao. Quel messaggio che ho letto di prima di Lucia da Milano, se non mi sbaglio, che ci ringraziava perché insomma soltanto grazie a noi ovviamente chi è fuori Livorno, chi è fuori il bacino del Monteserra può seguire del Livorno, quindi sono questi anche i messaggi che ci fanno più piacere. Possiamo andare avanti sia con i messaggi che con le telefonate. Che reazioni ti aspetti, Aldo, da qui a domenica da parte della squadra? A questo punto dopo niente, domani bagni e massaggi, allenamento leggeri, l'allenatore riunirà la squadra negli spogliatoi, parlerà della partita, rimarcherà gli errori e con molta serenità dovrà preparare una partita di col Siena. Non è successo niente, non è successo proprio niente. Ci mancherebbe che una partita persa con la squadra probabilmente più forte di Livorno, anche no, se Livorno, anche probabilmente, anche se Livorno avesse giocato al completo, non deve minimamente intaccare la fiducia, lo spirito che ha accompagnato questa fase iniziale. Se riparte in campionato, niente successo, ci mancherebbe. Simona? Aldo, tra l'altro stasera una partita con una direzione arbitrale davvero ottima. Sì, l'arbitro che ha tenuto benissimo la partita, un pochino così andando controcorrente, quella che era stata forse la direzione arbitrale di Ascoli-Livorno, dove Brighi insomma era un po', aveva un po' il cartellino facile. Tra l'altro questo è un momento in cui si sta parlando tanto di questo cartellino facile. Giusto, rispetto, rapportato allo scorso anno, la stessa giornata di campionato, si sta parlando qualcosa di 15, quasi 20 cartellini in più. Paura, come dicevano tanti, lo stesso insomma, a livello nazionale
si parla di paura a tirar fuori il cartellino per i grossi falli e si cerca di sanzionare così quelli, le piccolezze che avvengono in campo. No, tra l'altro hai detto bene Simona, perché stasera abbiamo visto una direzione di gara secondo me perfetta, almeno per quanto riguarda il primo tempo, con cartellini dosati bene. Adesso invece è vero che nel campionato italiano ogni minimo fallo è un cartellino giallo, si riescono partiti con ore e ammonizioni. Poi te pensa che spesse volte il fallo da dietro, il fallo violento, viene equiparato a un banale fallo di mano. Sì, sì, è vero. La stessa punizione, ma non è possibile. Ma se ammonisci un fallo volontario, ma se il pallone ti picchia sulla mano perché salta, ma cosa ammonisci? Non lo, deve ammonire il gioco violento, deve ammonire i falli da dietro. I falli sul deve, portiere, sul come portiere. Quelle che sono... Ma io, poi gli arbitri a parte, ho visto domenica cosa ha combinato De Marco nella partita Lazio-Cagliari, mamma mia, e questo deve passare internazionale. Ha espulso un giocatore del Cagliari che ora ha pagato con 2 giornate di squalifica, no, 2 Oddo, una lui e una Conti. Ma ecco, ma per forza poi c'è una reazione, diciamo, nevrotica dei compagni di squadra, perché vedono che non è un fallo, che è inesistente il cartellino giallo che ha tirato fuori. Quindi se già a fine partita la stanchezza, le tensioni e un arbitro che ti fa un intervento di quel genere, ma come fai a sopportare ingiustizie di questo genere, incapacità di questo genere? Non so se te l'hai vista la partita. No. Ha fatto, ma niente, un'entrata tranquillissima del difensore in scivolata, la buttava fuori direttamente. Ma è una roba allucinante, ma insomma questi sono le nuove leve, questa gente deve passare. Secondo te tutto questo che sta succedendo è frutto di... Ci sono di, ordini ben precisi. Quello che, dove stava arrivando. Sono ordini ben precisi che a inizio campionato sono stati dati in virtù di tutto quello che è successo quest'estate. Sì, poi però una direzione come quella di stasera e ti rinfranchi con il calcio e con gli arbitri. Sì, ma poi ho visto Rosetti, mamma mia, anche Rosetti. Non c'è più un arbitro a modo, non c'è un arbitro che dia garanzie. Non abbiamo arbitri capaci, abbiamo arbitri giovani, intimoriti, che dispensano cartellini a vanvera, come è successo appunto in questo caso. E la nostra classe arbitrale è una classe arbitrale penosa. Io non vedo arbitri che ti diano delle garanzie quando entrano in campo ad arbitrare una gara. Non sa mai cosa combinano. Eh sì, questo è veramente un problema. Io volevo sapere dalla regia se mi potete confermare il risultato dell'altra partita che si è giocata nel girone del Livorno. Magari cominciamo anche un attimo a vedere quelli che potrebbero essere i prossimi scenari. Mentre la regia me lo comunica, io manderei il prossimo stacco pubblicitario. No, poi... C'è un SMS, c'è un'ansia. No, non lo vedo. No. Sì? Cos'è la... Esonerato. Pinelli. Via, su, per Pinelli favore. Si è fermato al motel dell'ACI, poi ha mandato un SMS, esonerato a Rigoni. Non gli date retta. Poi la formazione non gli è piaciuta. La pubblicità. Anche quanto ha fatto l'altra partita, così vediamo quello che potrà succedere il 2 novembre, tra poco. Suma, da sempre, la sicurezza nel tuo shopping. Caravan Baci, vendita, noleggio e assistenza camper da oltre 30 anni. Falorni Ortofloro Vivaistica, da oltre 20 anni, azienda leader nel settore del vivaismo orticolo. Apple, artigianato innovativo toscano, nei migliori negozi. Allora, eccoci qua nuovamente in diretta, abbiamo ancora mezz'ora di trasmissione, siamo in attesa che il nostro Stefano Ceccarelli ritorni con l'intervista a Daniele Arrigoni. Abbiamo sentito comunque prima il collegamento telefonico, ci ha parlato di un Arrigoni più arrabbiato che deluso, mentre sappiamo che è molto arrabbiato, almeno
non si è fermato a parlare con i giornalisti il presidente Aldo Spinelli, che è uscito dallo stadio insomma non proprio con il volto dei giorni migliori. In effetti la sconfitta non fa mai piacere, però stiamo analizzando appunto con Aldo Groppi, così salutiamo anche tutti quelli che stanno tornando a casa e che stanno accendendo la televisione, che insomma assolutamente stasera di far né processi né drammi ad una squadra che comunque si è trovata di fronte una squadra evidentemente più forte, più esperta, e quindi non ci sono assolutamente processi secondo noi da fare. Intanto questi sono appunto i messaggi. Infatti Filippini, anche a me sembrava che Filippini non fosse squalificato domenica allora prossima. Che mi dici? Io mi fidavo di voi, ma non mi che fosse squalificato. Io vi seguo dal Reggio Emilia, grazie Lucia. Perché non vi fanno vedere le partite in televisione? Allora, dobbiamo dire che c'è un'agenzia che ha comprato in toto le partite del Livorno. Ci volevo, approfitto del messaggio per rispondere, ma l'avrei detto prima. C'è un'agenzia che ha comprato le partite del Livorno, e però è riuscita questa agenzia a piazzare la partita, il Pashing, che abbiamo visto se non sbaglio su Italia 7 gol, ma non è riuscita a vendere i diritti di Livorno Rangers Glasgow. Ci chiederete perché? Io rispondo, probabilmente perché è stata fatta un'offerta forse troppo alta per una singola partita. Fatto sta che se questa agenzia non riesce a vendere le partite del Livorno, le partite di Livorno non si vedranno mai in televisione in Coppa UEFA. Per esempio il Palermo si vede, perché la 7 ha diritti del Palermo tutto il girone, il Parma è stato acquistato da Sky, e purtroppo il Livorno non è stato possibile vedere. Siamo stati noi che in tempi molto brevi abbiamo fatto vedere. Sì, abbiamo fatto vedere le mani, tra l'altro, però una cosa la devo dire, non era possibile nemmeno fare le interviste all'interno dello stadio. Insomma, io capisco siamo il rispetto. Siamo stati un po' limitati nel l'agenzia lavoro. L'agenzia che acquista i diritti, ma una volta che non le vendi, magari le interviste dentro lo stadio, perché poi non penalizzi noi, anzi noi la ringraziamo. Agenzia che ci ha dato subito le immagini, che sono queste, però insomma, magari le interviste si potevano anche fare, però sicuramente Aldo si penalizza tanti tifosi che stasera non hanno potuto vedere la partita, non soltanto a Livorno ma direi in tutta Italia, perché è una partita che comunque poteva avere il suo fascino. D'altra parte, se non hai avuto acquirenti, probabilmente la richiesta di Spinelli è stata troppo alta. La 7 credo che avesse in qualche maniera avuto dei contatti con Livorno, sì, è vero. Mi risulta Livorno abbia chiesto 100.000 euro, non sono pochi. La 7 è una televisione che paga poco. Non lo so. Mi guardi e ridi, perché io sono alla 7, quindi. Ah, te sei alla 7, quindi lo so. Quindi lo so. 100.000 euro hanno ritenuto opportuno in questa fase della manifestazione che fossero cifre esagerate. Probabilmente andando avanti, passando anche questo turno e arrivare poi magari a eliminazioni dirette, che può darsi, sì, ci saranno eliminazioni dirette, allora c'è maggiore interesse, maggiore che c'è? Cosa dici? Ti ascoltiamo. No, facevi gesti, cosa fai? Ok. Una volta andate avanti con uno scontro e trovi squadre con scontro diretto, squadre anche di un certo nome, rinomate, sì. Poi però perdonami Aldo, capisco Eintracht Francoforte Palermo, che ha sicuramente il suo fascino e il suo bacino d'utenza. Palermo è una città, esatto, di non capisco Udense, onestamente non capisco Udense Parma, che viene acquistato da Sky. Sì, effetti, tra Rangers Livorno e Udense Parma credo che anche a livello nazionale uno abbia più interesse a guardare un telespettatore da Milano. Evidentemente Sky avrà offerto le briciole, e Parma, per accontentare i tifosi che sono rimasti a casa, ha accettato quelle due lire, non ha fatto un'azione di speculazione, ha fatto un'azione meritoria verso i tifosi, gli ha detto vi concediamo questa partita, le lire che prendiamo sono proprio due lire e basta, cosa che non ha fatto evidentemente Spinelli, perché insomma chiedere 100.000 euro, se è vero, se certo, risponde a verità, cioè 200 milioni delle una partita che... O forse per tutto il girone, questo non si sa, bisognerebbe conoscere meglio. Comunque fatto sta che stasera il Livorno non l'ha visto, non l'ha visto praticamente nessuno. C'erano 15.000 spettatori allo stadio, però insomma a Livorno... Tra l'altro una bella cornice, il stadio era un po' di una tempo bellissima, che sì, non che si non si vedeva tutto lo stadio così... A Glasgow l'hanno data?
A Glasgow l'hanno data, sì, in Scozia l'hanno data. Ma, lì ma l'ha comprata la televisione scozzese. Non si poteva comprare da loro i riflessi fisici. Si poteva cercare di giocare di capo. Si poteva. Questa è un'idea, magari proviamo. A Glasgow l'hanno vista? Sì, sì, sulla BBC scozzese. Insomma, lì deve essere la Rai che si doveva in qualche modo informare. Arriva un comunicato. Il nostro Davide Sportello. Oh, grazie Davide. Grazie. Abbiamo stasera i risultati. Veramente a Davide dobbiamo fargli un monumento, il nostro Davide Bono. Allora, tutti i risultati. Gruppo A, Livorno Ranger 3, ce l'avevamo immaginato. HB Haifa, e secondo me questa HB Haifa. Auxerre 3-1, quindi gli israeliani, che erano forse sulla carta la squadra più debole, ha esordito dando tre pappine, come si dice noi a Livorno, per chi ci segue da Milano e da altre zone, sono come dire tre gol all'Auxerre. Quindi la classifica vede ora Ranger e Maccabi Haifa a 3 punti, Livorno, Auxerre 0 punti, il Partizan Belgrado che ha riposato e che giocherà la prima partita per l'appunto il 2 novembre contro il Livorno. Per il Livorno diventa già la partita fondamentale per passare il turno. Nel gruppo D il Parma è andato a vincere ad Odense per 2-1, e qui mi sembra vedere il Parma di anche lo scorso anno, che andava bene in Coppa UEFA ma male in campionato, mentre lo Osasuna ha pareggiato con l'Erevenken, se leggo bene, 0-0, scusate l'ignoranza, non so che squadra. Gruppo H, Palermo è andato a vincere, belga deve essere. Belga. Il Palermo è andato a vincere 2-1 a Francoforte contro l'Eintracht, così magari domenica il Palermo perde, Zamparini si arrabbia, cioè speriamo ci buttino fuori, mentre il Newcastle ha battuto il Fenerbahce, che è una squadra turca, per 1-0. Direi, Aldo, vedendo un po' questi risultati della Coppa UEFA, che grosse sorprese non ce ne sono, perché forse è il Palermo che è andato a vincere, e forse l'Auxerre battuto da questi che, attenzione, verranno a Livorno, a questo punto bisognerà tenerli d'occhio. Carichi verranno. Beh, ora il margine d'errore si è assottigliato dopo questa sconfitta con i Ranger. Il Livorno non può più sbagliare. No, nemmeno a Belgrado. Quantomeno a Belgrado dovrai portare via un risultato di parità. E poi dovresti battere, poi battere assolutamente... le altre due concorrenti. Sì, perché... perché a questo punto è chiaro che passano le prime tre, però Rangers e Maccabi forse con altri due pareggi passano, perché secondo me l'ho detto anche a rigore in conferenza stampa, con 5 punti passi. Ti giochi tutto a Belgrado, c'è poco da fare. Se perdi a Belgrado sei fuori, se a Belgrado pareggi e batti poi in casa l'Haifa, il Maccabi Haifa, ti giochi tutto a Auxerre. Quindi credo che anche noi come emittente a questo punto seguiremo entrambe le trasferte, perché eravamo con sicuri di andare a Belgrado, magari ci risparmiavo la Francia, perché in un modo perché nell'altro il risultato era già acquisito, ma a questo punto anche l'Auxerre diventa una partita fondamentale. Poi Aldo, secondo me bisognerà a questo punto fare anche una riflessione, poi prendiamo anche la telefonata, e a questo punto capire quanto puntare sulla Coppa UEFA, perché qui si tratta di fare delle scelte, perché già a Belgrado sai come la penso io. Appunto, no, ma questa però, insomma, secondo fino me ora è una riflessione non che hai avuto gran ragione, quindi no, possiamo per ora, sarebbe Simona un peccato. Sempre ragione, ricordatelo. A questo punto, Simona, la riflessione diventa fondamentale. E intanto Aldo la farà, ma la faremo anche le prossime settimane. Se te a Belgrado vuoi giocarti a qualificazione, devi andare lì con la squadra migliore, c'è poco da fare. Sicuramente. E magari scontare qualcosa in campionato. Diversamente vai a arriva una settimana anche, insomma, sì, sì, poi arriva il turno infrasettimanale. Non semplice. O se no vai a Belgrado così, giocandotela senza troppe illusioni. Te a questo punto, Aldo, perché la riflessione... parliamoci chiaro, diventa inevitabile. La riflessione è così fatta. Bisogna vedere quanta importanza dà la società a questa manifestazione. Personalmente, lo dico da sempre, tre manifestazioni per un organico come quello di Livorno sono troppe. Sono troppe perché c'è anche la Coppa Italia. Sì, che si giocherà, se mi sbaglio, fra 2 settimane. Si giocherà di continuo, mercoledì e domenica. E da mettere in campo la formazione migliore... puoi avere certezze di un rendimento superiore rispetto a mettere in campo una squadra di rincalzo, con qualche rincalzo. Però poi c'è il campionato. Allora se poi perdi in campionato c'è il rammarico, perché ti trovavi in posizioni alte. Hai visto, ora con questa Coppa abbiamo fatto giocare la formazione non titolare e abbiamo perso la possibilità di rimanere in posizione
scatenate di classifica. Non è facile, è già difficile anche per le grandi società, per le grandi squadre, gestire sia le coppe sia il campionato. Non a caso non c'è una squadra di grande prestigio, e per grande prestigio intendo Milan, Inter, Juventus, che abbiano vinto campionato e coppa. Non ci arrivi in fondo. C'è riuscita la Juventus di Trapattoni, mi sembra, che vinse una coppa, la coppa delle Coppa UEFA, e vinse il campionato. Non ci arrivi, è difficilissimo gestire, perché se fai giocare le seconde linee vuol dire che sono meno bravi i titolari. Vabbè, però dici, fatto carta, riposare sì, i titolari, però poi perdi. Se non fai giocare le seconde linee, fai giocare i titolari, ma che poi non reggono, perché poi giocare tre partite a settimana a lungo andare non ce la fanno. E allora, lo vedi, in qualche maniera qualcosa devi sempre concedere. Tra l'altro, in quella settimana, poi so che ciò me lo potete passare, in quella settimana che Livorno andrà a Belgrado, il calendario è così fatto. Livorno giocherà in posticipo contro l'Empoli la domenica sera alle 20:30, è il 29 o 30 ottobre, comunque la domenica. Poi il 2 novembre a Belgrado e poi la campo. Domenica si ritorna in campo contro l'Udinese. Quindi insomma è un triangolo, senti, è un triangolo niente male. La settimana dopo... Si va in aeroporto, si va in albergo, si gioca, si fa le valigie, si va in aeroporto, si torna a casa, si rifanno le valigie, tutto si va in aeroporto tra meno e poi si riparte. E non ti alleni, e non ti alleni mai. Tra meno di 15 giorni. E non ti alleni mai, non ti alleni mai. Quindi questo insomma, sarà una riflessione che farà Rigoni, farà il presidente Spinelli, insomma, però sicuramente andrà fatta. Poi ci va di mezzo la Coppa Italia, perché Rigoni giocherà contro l'Arezzo, e ci va di mezzo mercoledì prossimo il turno di, perché mercoledì prossimo il Livorno, che non ha la Coppa UEFA, ha però il turno, la trasferta a Milano contro l'Inter. Quindi insomma sapevamo che sarebbe stato un tour de force, però allora, un conto è programmarlo prima e dirlo prima, un conto puoi far trovare fronte a tutti questi impegni con gli 11 titolari, la formazione base? No, assolutamente non ce la fai. E allora devi in qualche maniera mettere in campo anche dei rincalzi. L'ultimo aspetta, sì, rincalzi che fino ad oggi hanno fatto benissimo certo. Perché una nota positiva di grande soddisfazione è stato anche il fatto di vedere che, pur non giocando con Lucarelli, il Livorno chi l'ha rimpiazzato ha fatto il suo dovere, anzi molto oggi di più, a testimonianza che nemmeno Lucarelli è insostituibile. È vero. L'ultimo stacco pubblicitario, poi abbiamo ancora 20 minuti di trasmissione più o meno, prenderemo la telefonata che è in attesa. Non e poi mangia niente. Sì, ora mangiamo un'altra pubblicità e poi aspettiamo Stefano Ceccato. Da bere, panino, qualcosa, io ho fame. Apple, artigianato innovativo toscano, nei migliori negozi. Falorni Ortofloro Vivaistica, da oltre 20 anni azienda leader nel settore del vivaismo orticolo. C1, più parcheggio, più parcheggio, più tempo libero. Più tempo libero, meno stress. Meno stress, più sorrisi. Più sorrisi, più amore. Più amore, più C1. Nuova Citroën C1, il primo passo verso un mondo migliore. L'unica con la serie. Presso Futurauto, concessionaria Citroën, a Pisa, Livorno, Pontedera. Stefano Calzature, oltre al grandioso assortimento di scarpe di ogni genere e abbigliamento, all'interno ha anche un mercatino fornitissimo a partire da solo 2,90€. Geofor. Sempre più a favore dell'ambiente, sempre più a favore dei cittadini. L'introduzione per legge della TIA, la nuova tariffa di igiene ambientale, sostituisce la vecchia TARSU. La normativa è ispirata da un orientamento ambientalista e da un calcolo più equo delle tariffe. Chi produce più rifiuti paga di più. Per rendere assolutamente tranquillo il passaggio alla TIA e per qualunque informazione, Geofor mette a vostra disposizione tutta la propria professionalità e servizi. Rivolgetevi a noi per ogni dubbio o chiarimento. Tutta la consulenza di cui avete bisogno. Geofor, un piccolo gesto di grande valore.
Tutto il gusto della tradizione di Parma, ora anche a Cascina. Noi da Parma, l'eccellenza toscana incontra i prodotti tipici parmigiani. Troverete qualità, convenienza, gusto e tutta l'esperienza dei negozi Noi da Parma. La tradizione parmigiana, a casa tua. Isuzu, primo produttore di veicoli commerciali della gamma media, ha aperto la nuova concessionaria per Pisa e Livorno nella nuova zona commerciale a Ponsacco. Offriamo assistenza completa anche presso la sede dei clienti, con officine mobili. Vieni a provare i vari modelli presso la nostra concessionaria o chiedi una dimostrazione a domicilio, telefonando al numero 0587 73 60 35. Controversie? Non perdete il sorriso. Il servizio di conciliazione delle camere di commercio per consumatori e imprese fa risparmiare tempo, energie e... Servizio di conciliazione, una soluzione intelligente delle controversie. 16-21 ottobre, settimana della conciliazione delle camere di commercio. Il 20 ottobre alle ore 9, presso la Camera di Commercio di Pisa, convegno sulla conciliazione. Tieni lontano i ladri della tua proprietà. Chiamaci. Noi guardie di città siamo presenti ogni giorno sul territorio, pronti ad intervenire per ogni esigenza di sicurezza dei nostri clienti. Abbonati ai nostri servizi di vigilanza e potrai usufruire del continuo controllo ispettivo del servizio di pronto intervento 24 ore su 24 delle nostre autopattuglie. Installa un sistema di allarme antifurto e antirapina e collega il sistema alla nostra postazione di videosorveglianza. Noi penseremo a controllare e registrare tutto ciò che ti accade intorno. Corpo Guardia di Città, la vostra sicurezza, la nostra professione. Artigian Credito è lo strumento di intervento finanziario per le aziende artigiane e le piccole e medie imprese. Nel 2005 800 imprese si sono rivolte a noi per un importo complessivo di 25 milioni di euro. Casa Artigiani aderisce ad Artigian Credito e rappresenta sul piano nazionale le esigenze degli artigiani appartenenti alle diverse categorie professionali. Guido Mencari, sempre di più un mondo di moda, perché Guido Mencari non è solo abbigliamento uomo-donna a taglie forti e intimo, ma ora un nuovo grande reparto abbigliamento bambino da 0 a 14 anni, con tutti i marchi più prestigiosi. Diesel, Geox, Maui & Sons, Far Baby, Red Sound, Danny Rose, Sarabanda e tanti altri. Guido Uomo, donna, bambino è un mondo di moda che ti veste con le proposte più belle anche nel prezzo. Guido Mencari ti aspetta in via Pesciatina 562 bis, località Zone Capanno Rilucca. Telefono 0583 928073. Allora, abbiamo l'ultimo quarto d'ora di trasmissione. È una serataccia sotto tutti i punti di vista. Si sono bloccate le linee telefoniche, quindi coloro che erano in attesa per telefonare purtroppo non possono intervenire. Si sono... non è vero. Interagiamo soltanto via SMS. Sì, allora, però, Domenico, fammi vedere, scarica tutti gli SMS che abbiamo, ne abbiamo tantissimi, però insomma con questo modo non abbiamo inventato niente, scarica insomma tutti. Che abbiamo adottato anche noi, riusciamo a interagire con voi. E poi, vabbè, purtroppo... sono saltate anche le linee telefoniche questa sera. Questi sono, naturalmente noi non riusciamo a leggerli, però qualcuno facciamo... c'è stato un messaggio per me. Allora, questo dice... cosa, Aldo, visto la formazione, nell'argomento ti faccio domanda, che era per te, visto la formazione di questa sera, bisogna scegliere la Coppa UEFA o il campionato? Era un messaggio. No, prima fammi rispondere al primo messaggio, era per me. Un mio amico da Chieti... Antonio Lancioni che mi saluta tramite il figlio Luca, un caro amico d'infanzia, abbiamo giocato assieme, ora vive a Chieti, ricambio un abbraccio affettuoso. Ma io darei sempre la precedenza al campionato, perché il campionato per noi livornesi, per voi livornesi, è un bene prezioso e dunque non mi perderei dietro alla Coppa UEFA. Una manifestazione che a me personalmente non dà grandi sollecitazioni. Rimango dell'idea che il campionato è la prima cosa che dobbiamo seguire, che dobbiamo in qualche maniera tutelare. Il campionato, la Serie A, è troppo importante per noi. Aldo, Maurizio dice: sei grande, pensi che questa sconfitta sia dovuta
alla poca esperienza europea, l'abbiamo già detto prima. Però se rispondi. Io saluto tantissimi milanesi che ci stanno mandando messaggi, quindi un saluto a Milano. Quando perdi una partita, le componenti possono essere molteplici, dalla poca esperienza internazionale a una condizione atletica inferiore agli avversari, qualche svista, in questo caso il portiere, Kufur, che commette un fallo clamoroso, inutile. Quindi voglio dire, sono tanti fattori. Viceversa, se ci sono delle giornate in cui, e questo insiste. domanda sempre, sì. Questo, si vede, gli piace. Questo insiste. Gli piace. E ci sono delle strategie che si rovescia la situazione, la condizione atletica è la tua, quella migliore. La personalità riesci quella sera, in quella partita, certo, riesci ad esprimerla. Un po' di fortuna. È tutto insieme di cose. Intanto è arrivato Stefano Ceccarelli, veramente impagabile questa sera, che lo ritroveremo, cioè lo risentiremo a Belgrado, perché lui andrà a Belgrado con l'intervista ad Arrigoni. E allora possiamo sentire in presa diretta cosa ha detto pochi minuti fa Arrigoni in sala stampa. Poi avremo giusto il tempo per commentare. Arrigoni. Internazionale della formazione scozzese non sono stati più determinanti gli errori difensivi del Livorno? Probabilmente tutte e due le cose. C'è da dire che noi abbiamo fatto la prima mezz'ora non bene, a parte i primi minuti prima di prendere gol, poi ci siamo disuniti nettamente e secondo me i Rangers hanno meritato di vincere, perché non si può pensare di vincere una partita in casa prendendo tre gol. La difesa schierata? Quello senz'altro, certo, abbiamo fatto degli errori, lo sappiamo già. Valuteremo, cercheremo di migliorarci in queste cose. È un caso che la squadra di recente riesca ad esprimersi meglio in trasferta piuttosto che in casa? Beh, onestamente finora anche in casa avevamo fatto delle partite discrete, probabilmente è il primo tempo che toppiamo da quando sono io allenatore, però è una cosa che ci può stare, non è che sono preoccupato. Poi ha cercato di cambiare, ha fatto tutto quello che era consentito, cioè i tre cambi, ma senza riuscire a modificare l'andamento delle cose. No, è vero, in pratica la partita è stata sempre in salita, perché quando si prendono, come ho detto prima, tre gol in casa nel primo tempo in otto minuti diventa difficilissimo. C'è da dire che però la squadra ha reagito in una certa maniera, magari anche facendo confusione. È riuscita a stare in partita, anche perché probabilmente se avessimo fatto un gol qualche minuto prima ce la saremmo giocata poi fino in fondo. Possibili riflessi sul campionato? Arriva questo derby col Siena? Beh, questo non glielo so dire, io so solo che adesso dobbiamo pensare a recuperare bene, perché quello che è stato ormai non lo recuperiamo più. È chiaro che dovremmo parlarne, perché abbiamo fatto degli errori abbastanza importanti, però adesso dobbiamo solo pensare a recuperare e buttarci sul campionato. Considerando gli errori, anche il tipo di errori, è più deluso o più arrabbiato adesso? Ma io sono arrabbiato, perché secondo me non abbiamo messo la giusta concentrazione, tutto qua, perché specialmente i primi due gol erano evitabilissimi, ci siamo fatti un po' prendere dal nervosismo, poi piano piano ci siamo rimessi in partita, anche pur non facendo delle grandi cose, perlomeno siamo riusciti a rendergliela dura. Questi Rangers... una tradizione, ma non solo, lo abbiamo visto stasera. Beh, è chiaro, ma io lo sapevo, non è che avevo dubbi su questo. Allora si permettono di tenere poi i giocatori in panchina di alto livello. Perciò è chiaro che ci sono dei giocatori importanti, una squadra importante. Però ancora non è finito nulla, ci sono ancora delle partite da giocare. È chiaro che partendo con la sconfitta in casa le cose si complicano un pochettino, però il calcio è bello perché bisogna andarsela a giocare sempre e comunque. Allora, questa era Arrigoni. Aldo, a te il commento. Tra l'altro mi sembra che abbia letto la partita come l'abbiamo letta noi, insomma, questo ci conforta. Finalmente un allenatore che dice abbiamo meritato di perdere, perché sento spesso allenatori che quando perdono trovano sempre... nell'arbitro un qualcos'altro, la scusante. Giustificazioni, girano intorno al problema. Ma ci vuole tanto a dire, la squadra stasera non ha giocato come al suo solito. Gli avversari sono stati più bravi e hanno meritato di vincere, basta. Scorso. Poi ha parlato di concentrazione, evidentemente lui ha motivo per dire questo, sa meglio di me. Io non ho messo prima il problema della concentrazione, perché pensavo che una partita così reclamizzata durante la settimana dai media, dai tifosi, la prima partita di questo girone contro una squadra di rango, pensavo che la concentrazione venisse da sé. Probabilmente forse stare la squadra troppo alto ha dormito a casa.
No, era in ritiro. Sì. Era in ritiro? A Tirrenia. A Tirrenia ieri sera? Sì. Non è che è scappato qualcuno? No, via Aldo, no, non è scappato nessuno. E le motivazioni danno sempre il rendimento? Le motivazioni determinano sempre il rendimento. Probabilmente io l'ho fatto dire, l'ho sentito dire da Rigoni, mi rimetto a quello che ha detto lui perché ha fatto un'analisi serena e quindi ha visto una squadra non concentratissima per un impegno così, così severo. Oh, questa, scusami Aldo, è la sintesi anche con il gol di Lucarelli nel secondo tempo, vai avanti. Qui per esempio il tiro è bellissimo del giocatore di Rangers, però nessuno, essere il nostro. Nessuno che è andato ad accorciare, ad ostacolare. Però forse quello di tutti è quello meno... Ad interferire. Sì. Ma qui il portiere non c'entra niente. Qui non c'entra niente. Questo è un fallo, questo è un fallo ingenuo. Non ha senso. Mi sembra che era all'esterno, no? Sì, esatto. E quindi cosa... quando subisci il secondo gol... Ma dice bene Arrigoni, con tre gol al passivo non puoi troppi. Pensare di perdere, di vincere oggi, la partita. Oggi in qualsiasi campionato subire tre gol non è la norma, non è la regola. Anzi, non ne prendi quasi mai tre gol di scarto, tre gol in casa, ma nemmeno trasferta. E qui l'hai presi a testimonianza di una serata storta di tutta la squadra e in particolar modo in questi due episodi della difesa. Senti Aldo, c'è un altro aspetto però che vorrei sottolineare di quello che ho sentito di Arrigoni, perché gli è stato chiesto se questa sconfitta può avere ripercussioni in campionato. E beh, lui non è che ha detto lo escludo, ha detto insomma potrebbe anche esserci. No, non lo può escludere perché lui domani quando ritroverà la squadra analizzerà la partita di stasera e preparerà quella di domenica, ma quale sarà la rispondenza dei giocatori non può sapere, perché lui parlerà come parlerebbe qualsiasi allenatore, dicendo la partita deve essere archiviata, abbiamo perso, pensiamo con grande motivazione alla partita col Siena, poi queste parole faranno presa, i giocatori reagiranno, saranno pronti alla partita, perché l'allenatore può molto, ma non tutto. L'allenatore parla e cerca di motivare la squadra, di far presa sulla testa. Ma se poi il giocatore non capisce, nonostante l'allenatore sia stato bravissimo a in qualche maniera a esternare, certo, perché è bravo nel parlare, perché è bravo nel motivare, perché è bravo in qualche maniera a far presa sul gruppo, però poi bisogna vedere se il gruppo recepisce completamente. Certo. Questo è il gol di Lucarelli. Devo dire, è una splendida azione, la sto vedendo per la prima volta con voi perché io ero venuto via, la splendida azione di Bakayoko, sì, che probabilmente è una delle sorprese piacevoli di questo inizio. Era di entrato per Vigiani, Bakayoko e c'è un dato comunque, sai, cambiata io... la formazione, è vero che eri sul 3-1, però qualcosa ma è cambiato. Quando io sentivo dire l'anno scorso Božinov è un bidone, l'abbiamo pagato, Božinov non giocava mai. Quando sento dire Bakayoko, ma non gioca mai, o Paulinho, non giocano mai mica perché sono scarsi, perché non c'è posto per loro. E allora voglio dire, per poter dire se Bakayoko ha qualità, se Bakayoko è uno che può essere utile, deve giocare. Nel momento in cui dà continuità con molte presenze, puoi fare un'analisi e arrivare a una conclusione. Certo. Ma se uno non gioca, come fai? Non lo sai. Però te giustamente dici, ma se c'è Lucarelli mi fa giocare a Bakayoko. Anche perché Lucarelli è rientrato, insomma, segna subito due gol. Però io, è chiaro che dare un giudizio quando uno gioca poco, e soprattutto chi gioca poco, e quando entra e sa di essere soggetto a una radiografia, a un esame, non è facile. No, no, indubbiamente. Gilardino, che per me a Parma è stato uno un grandissimo attaccante, perché ha fatto gol in tutte le maniere. Di testa, di piede, di sinistro, di destro, di rapina, in elevazione, di potenza. Poi va a Milano, ma non fa il titolare. Non è titolare, perché se vado a vedere quante partite ha giocato da titolare, quante partite ha giocato intere, e vai a vedere che non ha ripetuto il campionato sotto il profilo delle presenze, dei minuti giocati, come a Parma, dove era titolare, lo sapeva, glielo facevano sentire, e lui di questo si creava una forza. Oggi al Milan fa il turnover, una volta in discussione perché c'è Shevchenko, una volta perché c'è Oliveira, una volta perché c'è Inzaghi, una volta perché c'è Amoroso. Quindi gioca e non gioca, gioca e non gioca. E allora quando uno non dà continuità alle proprie prestazioni non puoi nemmeno dare un giudizio definitivo. Allora, noi siamo al
Conclusione, io vedo ancora altri messaggi che stanno arrivando, ce ne sono alcuni che condivido, altri meno. Io vorrei chiudere questa trasmissione dicendo che abbiamo perso una partita contro una squadra che fino all'anno scorso faceva Champions League. Basta, una squadra che tra l'altro ha sfatato dopo 49 anni la prima vittoria in Italia. Sì, ho capito. Ma non vinceva mai in Italia, ma perché giocava con Milan, Juventus e l'Inter, insomma. Ho capito, tanto ma, per capire, scusa, ma dove era scritto che il Glasgow Rangers non potesse vincere la Livorno? Appunto. No, quindi, no, ma infatti. Ragazzi, abbiamo perso una partita. Pazienza, non è che insomma l'abbiamo persa proprio. Questa che vi faccio arrivata vedere prima era la sciarpa, insomma, Marco, faccio vedere per l'ultima volta che era stata realizzata. Il bello del calcio è questo: queste due mani che si stringono. Vedete, sciarpa realizzata con da una parte le segni del Rangers e da quell'altra quello di Livorno. Questo è il calcio che ci piace, questo è il calcio che vorremmo vedere. Quello che abbiamo visto anche stasera, quello che insomma, abbiamo visto sugli anche, spalti delle tifoserie. Noi siamo in conclusione. Io prima di chiudere voglio veramente ringraziare ancora il lavoro di fondamentale e ottimo del nostro Stefano Ceccarelli, che è l'uomo UEFA, che ritroveremo appunto in collegamento telefonico e forse anche con qualche altro mezzo, comunque da Belgrado andrà lui nella Serbia. Ringrazio Michele Lezza che ha riportato l'intervista di Arrigoni, ringrazio Davide Bono che ha fatto veramente il pendolino più di Balleri sulla fascia, ringrazio Marco Acconci, ringrazio Sandro Franchini, ringrazio Domenico Gioffre, tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di raccontarvi quello che è stato Livorno o Rangers. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo alle 21, perché non c'è né Coppa UEFA né niente. Nella collocazione quindi alle 21 visuale, al Grand Hotel Golf di Tirrenia, però vi riporteremo il servizio di Inter Livorno, perché si giocherà il mercoledì, mentre domenica sera alle 22.30, protagonisti della domenica con Simona Appoggianti e Stefano Ceccarelli che vi racconteranno tutto. Siena. Appuntamento a giovedì alle 21, ah, grazie bravi, Aldo. Bravi, siamo andati bene, siamo stati bravi stasera, vero? Bravi ragazzi, bravi, buonanotte. Buonasera a tutti, sei pronta, arrivederci. Sei pronta per buonasera. Anzi, buonanotte.